Questo programma è offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork, www.weworkpoint.it. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Ruggito Neroverde, la trasmissione che vi conduce nel mondo targato Bitonto Calcio. Ringraziamo come sempre Danilo e Filippo Mingirulli alla parte tecnica e ringraziamo quest'oggi in modo particolare Just British che ci ospita nei suoi locali. Dunque ci proiettiamo alla partita di sabato, il Bitonto che scenderà in campo a Bitetto alle 15 contro la Paganese, un Bitonto che deve riscattare il pesante 0-3 rimediato in quel di Barletta nell'ultimo turno. E ne parliamo con i miei compagni di viaggio, qui al mio fianco c'è Simone Figliolia, ciao Simone, ben trovato. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. E ho parlato di compagni di viaggio, espressione non casuale, Mario Sicolo, direttore del Da Bitonto, la dura vita del direttore è sempre on the road. Eh beh sì, Kerouac, nome tutelare per chi viaggia. Un caro saluto a tutti quanti voi e ai fedelissimi neroverdi che ci seguono da ogni angolo dell'orbe terranqueo, multimediale non solo. Bene, vediamo da dove si riparte. Si riparte dal rovescio rimediato dal Bitonto in quel di Barletta, 3-0 per la formazione biancorossa, sconfitta maturata nel secondo tempo, in servizio e poi ne riparliamo. Un Barletta motivato e concreto, regola 3-0 il Bitonto al Putilli, portando a casa la seconda vittoria stagionale, ma soprattutto mettendo da parte la brutta versione di sé scesa in campo una settimana fa a Matino contro il Nardò. Ginestra ridisegna la sua squadra in avanti spazio alla qualità di Schelotto, Russo e Marilungo, una sorta di 3-4-2-1 dove a centrocampo trova spazio Cafagna al posto di Marsili, dall'altra parte un Bitonto che incappa nella seconda sconfitta consecutiva, ma soprattutto l'unico gol segnato resta quello della prima giornata sul campo dell'Angri, 0 reti nelle successive 4 partite di campionato. Pronti via e il Barletta mette subito le cose in chiaro. Al secondo minuto Russo sfiora il palo con un pallone lavorato bene da Schelotto. Al settimo e al decimo si accende Padovano, prima con una conclusione deviata in angolo, la seconda sfiora l'incrocio dei pali. Al 17esimo è Sepe a mettersi in luce, ma senza esito. Dopo i primi 20 minuti tutti di marca biancorossa, il Bitonto si fa vedere al 21esimo, colpo di testa al lato di Gianfreda. Al 24esimo la conclusione apparentemente innocua di Acampora costringe Sapri alla deviazione in corner. Al 29esimo riecco il Barletta con il sinistro di Russo fuori di poco. Al 36esimo brutte notizie per Valeriano Loseto, infortunio per Navas, al suo posto dentro Gomez, sospetta frattura alla clavicola per il calciatore neroverde. Il primo tempo si chiude con il tentativo mancino di Marconato respinto in corner. All'intervallo Barletta e Bitonto sono ancora sullo 0-0. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia, passano pochi secondi e Schelotto costringe Taroli all'intervento su un cross tagliato in aria. Poco dopo il capitano biancorosso conclude di poco al lato, stesso esito sul tentativo all'ottavo di Russo. Il Barletta non lascia rifiatare il Bitonto e al 16esimo arriva l'episodio che sblocca la partita. Lancio per Schelotto, l'argentino sposta il pallone sull'uscita di Taroli, contatto e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Schelotto non fallisce e porta in vantaggio il Barletta, Putilli in festa, da sottolineare l'abbraccio tra squadra, capitano e allenatore. Il Bitonto non accenna alla reazione e al 28esimo Taroli è chiamato agli straordinari sul tentativo a colpo sicuro di Marilungo. Alla mezz'ora ci prova Ngom di testa, pallone al lato di non molto. Al 37esimo il Barletta poi raddoppia, questa volta su punizione, il mancino di Marconato bacia il palo e poi si infila in rete per il 2-0. Gli ospiti accusano il colpo e poco dopo, nuovo calcio d'avvio, perdono malamente un pallone che permette a Ngom di involarsi in aria e poi sfornare l'assist preciso per Caputo per la rete del definitivo 3-0. Finisce così con gli applausi del Putilli, vittoria che permette a Schelotto e compagni di fare un salto importante in classifica. Domenica prossima il Barletta sarà di scena a Matera. Male il Bitonto, incapace di trovare la via del gol da 4 partite, ma non solo. Nel prossimo turno contro la Paganese a Bitritto servirà un altro team.
tipo di prestazione. Diamo dunque uno sguardo alla classifica del campionato di Serie D in virtù non solo del risultato dello Stadio Putilli ma anche degli altri. A guidare la classifica è il team Altamura con 13 punti, segue la Fidelis Andria con 11, la coppia Martina Gelbison 10, Paganese Fasano 9, ricordiamo che la Paganese sarà la prossima avversaria del Bitonto sabato alle 15, Rotonda e Matera, la coppia Lucana a 8 punti, 7 punti per il Barletta, 6 per la coppia Casarano Angri, 5 per il Gallipoli, 4 per Gravina Bitonto e Nardò. Chiude il terzetto composto da Santa Maria Cilento, Manfredonia e Palmese a 2 punti. Simone, parto da una domanda, se vogliamo, molto semplice. Che cosa non ha funzionato al Putilli domenica scorsa? Ma noi al Putilli siamo partiti anche abbastanza bene. Nel primo tempo abbiamo impensierito la compagine del mister Ginestra. Poi il secondo tempo abbiamo avuto un blackout che noi non ci possiamo permettere. Abbiamo fatto quadrato, a martedì ci siamo chiusi nello spogliatoio, abbiamo parlato, abbiamo detto che se stiamo dando 100 non va bene, siamo chiamati tutti a dare un qualcosa in più per la piazza, per la società e per il mister. E sabato la Paganese troverà una squadra agguerrita e affamata di questi 3 punti, perché a noi ci servono e faremo di tutto per prenderli. Ecco, abbiamo parlato in queste puntate, in questi nostri appuntamenti nelle ultime settimane, dell'importanza, proprio quando il pallone scotta, dei giocatori di esperienza, e tu sei annoverabile, diciamo, tra questi a pieno titolo. Ecco, in momenti come questo abbiamo visto la classifica, certamente il catastrofismo non è buon consigliere, anche perché c'è ancora tutto un campionato davanti, però è evidente che in questo momento la classifica è deficitaria. Ecco, il tuo contributo, il vostro contributo di giocatori di esperienza, soprattutto per i vostri compagni più giovani, quale può essere? Ma noi, io parlo di, non parlo solo di me, ti ringrazio per la stima, però io non sono solo l'unico giocatore di esperienza, abbiamo tanti giocatori di esperienza. Il direttore ha formato una squadra con tanti giocatori di esperienza, cito Acampora, Palazzo, Murillo, Gianfrida, sono giocatori che hanno presenze e presenze in palcoscenici importanti. Quindi dobbiamo essere da traino per questi under. E ti ripeto, la Paganese troverà una squadra agguerrita e affamata dei 3 punti. Mario, nel post partita del Putilli, mister Loseto ha parlato sostanzialmente di un buon primo tempo, ma poi nella ripresa qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. È una disamina che ti ha convinto, quella del tecnico del Bitonto? Allora, ti dirò molto sinceramente, Vincenzo, all'inizio il mister, che pure ha fatto questa sorta di disamina binaria, bipartita, no? Separando il primo dal secondo tempo, e in parte questo corrisponde anche al vero, no? Perché nel primo tempo i neroverdi avevano tenuto testa ai biancorossi, poi nel secondo tempo c'è stato un calo evidente, e quello che più di tutto ha colpito è stato il fatto che il Bitonto è apparso praticamente rassegnato, imbelle, disarmato e disarmante nella sua pavidità, e questo un po' ha fatto paura. Il problema è questo. Poi a un certo punto il mister stava parlando anche di episodi, e siccome anche nelle partite precedenti il vice di Vito Bitetto, il vice di Valeriano, aveva parlato di episodi, e la cosa ha cominciato un po' a preoccuparmi, perché ridurre tutto ad episodi fortunati o sfortunati, una gara di calcio come tutti quanti noi sappiamo, diventa riduttivo, perché poi in effetti anche gli episodi vengono, come dire, generati dall'agire dei calciatori, motivo per cui poi, quando invece ad un certo punto ha detto il mister probabilmente bisogna richiamarci tutti quanti noi alle nostre responsabilità, e in effetti Simone poc'anzi ha confermato quello che poi il mister aveva promesso in coda alla conferenza stampa. Pare che abbiano avuto un faccia a faccia negli spogliatoi, dove si sono chiariti da uomini qual sono. Dal punto di vista, Mario, è ufficiale da pochi giorni la notizia dell'arrivo nel roster nero-verde di Pizzutelli, un centrocampista scuola Bari, Federico Pizzutelli, che ha tanta Serie D alle spalle, classe 1995. Dal tuo punto di vista, in ragione di questo, in ragione anche di quanto diceva poc'anzi Simone,
Quale ritieni che possa essere il contributo di Federico Pizzutelli alla causa Nero-Verde? E beh, se a questo poi ci aggiungiamo l'infortunio di Nino Navas, che è abbastanza preoccupante e grave, dal momento che credo che ne avrà almeno per 3 mesi, anche se il comunicato stampa diceva 2, ma probabilmente se includiamo anche i tempi di recupero, sicuramente se ne andranno 3 mesi. Certo, finora abbiamo visto la coppia Navas a Campora cantare e portare la croce in mezzo al campo, il che non sempre è facile, no? Perché sono comunque 2 operazioni tra loro complementari, sì, ma non certamente no, similari. Quindi c'era la necessità di avere un centrocampista, magari con i piedi buoni, con una visione di gioco, che possa andare, come dire, a dare il là alle trame nero-verdi, per avere finalmente una manovra che non vada soltanto a fare cross e lanci lunghi al centro. Voglio dire, Simone, che è un professore nelle sportellate, no? Fa botte con i suoi avversari, ma per loro è sicuramente molto meglio ricevere cross dagli esterni e magari lo stesso Simone esibirsi in tuffi acrobatici meravigliosi con le palle messe negli angoli, piuttosto che lottare al centro con i centrali che la fanno da padroni, capito? Simone, abbiamo parlato, abbiamo letto la classifica, abbiamo parlato del, diciamo, dell'organico del Bitonto, e tu hai detto giustamente dal tuo punto di vista che la Paganese troverà una squadra agguerrita. Sì. Faccio un po' la stessa domanda che ho fatto a Emanuele Tedesco la scorsa puntata. Ecco, c'è una squadra che in particolare ti ha colpito di questo campionato? Tu sei, diciamo, hai tanta esperienza nel campionato di Serie D, ma c'è una squadra in particolare che ti ha colpito in questo primo scorcio di stagione? Ma io credo che in questo girone non ci sia la squadra Materassi. Io credo che lo faccio da diversi anni, questo sia il girone più difficile dell'intera Serie D. Ogni domenica ogni squadra può vincere e può perdere con chiunque. Noi non dobbiamo mancare più, ce lo siamo detti, nell'atteggiamento, perché la piazza, la società, il mister vuole da noi, non vuole tante giocate, vuole l'atteggiamento. Su questo noi non possiamo più venire meno. Mettendo in campo l'atteggiamento giusto, io credo che riusciremo a toglierci diverse soddisfazioni. Mario, dal tuo punto di vista, parlavamo proprio giovedì scorso della strana coppia di testa Team Altamura-Fidelis Andria. Nell'ultimo turno la Team Altamura si è staccata e si è issata al vertice in solitaria del campionato. Che cosa ti convince e che cosa ti convince meno della formazione altamurana? Si potrebbe anche parlare di prove tecniche di fuga da parte degli altamurani. Gli altamurani hanno soprattutto, dal mio punto di vista innanzitutto, un mister oltremodo scafato, che conosce a menadito la categoria e probabilmente anche qualche categoria superiore, e quindi saprà guidare la squadra soprattutto nel darle, ed in effetti tu da là comprendi il fatto che sia rimasto in testa, al di là, no, che si trattava di un derby dove magari le forze non erano decisamente alla pari, no, tra Altamura e Gravina, però comunque è sempre un derby, è sempre una partita molto insidiosa. Ciononostante l'ha fatta propria, proprio perché il mister che all'Altamura ha, no, mister Giacomarro, è in grado di darle continuità nei risultati, che poi sostanzialmente noi sappiamo essere il segreto, no, per poter rimanere a lungo in testa al campionato. Dall'altro lato poi la Fidelis Andria è stata neutralizzata dal Martina in un pareggio a reti intonse, che di solito, insomma, è raro che le squadre, secondo una statistica mia personale meramente estetica, è raro che delle squadre di massimo finiscano 0-0, però si sono neutralizzate a conferma del valore oggettivo ed incontestabile di ambedue le squadre, sia della Fidelis che del Martina, che probabilmente quando non si incontreranno tra di loro continueranno la loro marcia nei quartieri alti della classifica. Riepiloghiamo i risultati dell'ultima giornata, oltre naturalmente al 3-0 con cui il Barletta ha battuto il Bitonto, Gallipoli-Matera 0-2, Angri-Palmese 2-0, Casarano-Nardò 2-1, Fasano-Rotonda 1-1, Paganese-Manfredonia 0-0, Santa Maria Cilento-Gelbison 0-2, Team Altamura-Gravina 1-0 e
il pareggio a reti bianche 0-0 tra Martina e Fidelis Andria, che citava Mario Sicolo. Simone, tu hai giocato ad Andria, io ricordavo fuori onda quel gol contro il Bitonto tre stagioni or sono, e ero io in telecronaca che indegnamente ho raccontato quel gol, oltre naturalmente a tutte le altre occasioni della partita. Che ricordo conservi della piazza andriese? Ma Andria è una piazza spettacolare, non me ne voglia Bitonto, che per me non è seconda a nessuno come storia, come tradizione, però io ad Andria sono stato benissimo. Hanno un tifo che ti trasporta dal primo al novantesimo e hanno fatto una squadra importante, se la giocheranno fino alla fine. Quindi diciamo non sei del partito prove di fuga, come diceva Mario Sicolo in precedenza. No, anche perché in questo campionato tutti i risultati poi la domenica smentiscono tutti, perché ti ripeto, l'ultima può vincere con la prima, tutti possono vincere, possono perdere con chiunque in questo campionato. Mario, parlavamo con Simone dell'esperienza, dell'importanza dei giocatori di esperienza, che sono stati un po' quelli che hanno deciso in sostanza la partita del Puttilli di domenica. Avevamo parlato proprio io e te nella puntata precedente del potenziale della coppia Schelotto-Marilungo, tanta esperienza che doveva naturalmente coniugarsi con l'entusiasmo del Barletta. Ebbene, sono stati loro a condurre per mano il Barletta e tra l'altro nel servizio che abbiamo visto veniva sottolineato l'abbraccio tra i giocatori e il tecnico Ciro Ginestra. Ecco, quanto contano questi elementi sul lungo periodo? Perché insomma è un campionato lungo quello che stiamo vivendo, stiamo raccontando settimana per settimana. Diciamocelo subito, Vince, più Schelotto di Marilungo, onestamente, nella partita del Puttilli. È davvero, l'italo-argentino ha dimostrato che chi è professionista dentro lo rimane a lungo, e davvero ha disputato una partita straordinaria. Poi per il resto non dimentichiamo che il mister, è questo che forse fa più rabbia ai tifosi bitontini e anche a me se vogliamo, il mister Ginestra, che è un grande uomo di calcio, su questo non ci piove, e probabilmente come allenatore potremmo anche definirlo secondo quello che era un aggettivo di Italo Cucci, pluripallico, se ne... però stiamo parlando di un allenatore che era in bilico, no? Era sul filo del rasoio, anche lui era dinanzi ad un redder azione. Prova ne sia il fatto che credo nella giornata di ieri sia stato dimissionato il direttore sportivo del Barletta, che comunque significa qualcosa, è la spia di qualcosa che finora non è andato così come loro si aspettavano. Certo, gli uomini d'esperienza, gli uomini che hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi come appunto la Serie A, Schelotto ha fatto anche una presenza in nazionale, non dimentichiamolo, e beh, si vede soprattutto quando magari hanno davanti, non so, un under, un ragazzo più giovane, quindi magari no, su quella fascia si finisce per soffrire di più, e quindi le squadre avversarie penetrano più facilmente e trovano gli spazi fino a quando appunto per andare verso la porta, fino a quando appunto tanto ha piovuto, tanto ha tuonato che ha piovuto, fin quando il povero Tarolli, che tra l'altro è stato uno dei migliori in campo, è stato costretto a fare il fallo che poi ha schiuso di fatto il match. Però certo, in questi campionati io dico che l'esperienza di giocatori scafati può essere decisiva tanto quanto la forza di juniores che appaiano già sul prato come calciatori fatti, come giocatori già ben definiti nella loro identità tecnica e tattica. Bene, allora cominciamo a proiettarci verso la partita di sabato che vedrà il Bitonto posto alla Paganese, ricordiamo si gioca a Bitetto alle ore 15, e vediamo l'impegno della Paganese nell'ultimo turno di campionato. Il servizio.
Serviva una scossa che parzialmente è arrivata per il Manfredonia dopo le difficoltà delle prime giornate, uscito indenne dal campo di una Paganese lanciata invece verso le zone nobili della classifica. Primo tempo di marca ospite, mentre nel finale di seconda frazione la squadra di casa ha sfiorato il vantaggio. In campo l'esperto Antonino tra i pali e il classe 2004, appena arrivato Bamma nel 3-4-3 voluto da 5, il classico 4-3-3 invece per Agovino, con Orefice a guidare la fase offensiva dei cosiddetti piccoletti campani. Bisogna attendere un po' in realtà per vedere un pericolo, il Manfredonia al 20° a sfiorare però il gol con Cesario che tocca di prima su traversone di Bamba da sinistra, la palla è alta di poco sulla traversa, premono i pugliesi ed è a Schick 5 minuti dopo a colpire da sinistra con il mancino, la palla scheggia il palo. Il colpo di testa di Esposito interrompe le occasioni timbrate dal Manfredonia, ma la spera finisce alta dalla porta di Antonino. Si chiude così un primo tempo tutt'altro che divertente, ma con gli ospiti decisamente più in palla. Stesso copione nella ripresa, almeno all'inizio, anche se Iagnello per la Paganese impegna subito Antonino ad un intervento scomposto in corner, decisamente più pericolosa però l'incursione di Bamba dall'altro lato con il destro finale alto di poco. Sale la pressione della Paganese allora, che ci prova prima con un'improbabile sforbiciata di Orefice e poi con il tiro di Mancino stoppato questa volta dall'intervento provvidenziale di Viti. È sempre Orefice invece ad essere molto pericoloso al 25° con un tiro che Antonino devia in corner. Iannone, liberato da Faiello, ci prova con il destro ma è ancora bravo l'estremo difensore degli ospiti. Poi Mancino calcia su Viti. Il tiro sul fondo di Del Gesso e la parola fine sul match che non riserva più emozioni. Per il Manfredonia un punto per classifica e morale, un punto per la continuità invece per la Paganese. Domenica prossima la squadra di 5 avrà tra le mura amiche il primo scontro diretto per la salvezza, questa volta contro il Santa Maria Cilento, sfida a Bitonto invece per i campani. Bene Simone, abbiamo visto il risultato della Paganese che è stata fermata sul pari dal Manfredonia che chiude la classifica. Ecco, voi avete due punti in più rispetto al Manfredonia, ma comunque sia la Paganese come dire, affronterà una squadra che in questo momento è dietro di lei in classifica. Ecco, che cosa dovrete tenere a mente sabato pomeriggio per provare a fermare e possibilmente a portare a casa la posta in palio contro una formazione che naviga a ridosso delle zone nobili della classifica? Ma la Paganese non la scopro io, la Paganese ha fatto tanti anni di Serie C, ha formato un organico importante, però più di vedere loro noi dobbiamo guardarci dentro, dobbiamo fare quadrato e dobbiamo dare tutto qualcosa in più. Una volta che metteremo in campo tutte queste cose, la personalità per la Paganese sarà dura e ti ripeto, la Paganese sabato a Bitetto avrà un osso duro. Tra l'altro voglio dire, la Paganese, la realtà di Pagani e la realtà campana, tu dall'accento direi che vagamente, sì, vagamente la conosci. Vista a pochi chilometri, però ti ripeto, io in campo non ho amici, non ho niente, dove sabato vogliamo vincere e ce la metteremo tutta. Mario, quali sono gli aspetti su cui ai quali il Bitonto deve prestare particolare attenzione sabato pomeriggio contro la Paganese e quali sono invece, a tuo parere, i punti deboli, se ce ne sono, della formazione azzurro stellata che fronteggerà gli uomini di Mister Loseto sabato pomeriggio a Bitetto? Allora, innanzitutto sappiamo che avremo di fronte una squadra che ha messo su una rosa anche di un certo prestigio, di una certa importanza. Probabilmente il vero avversario del Bitonto in questo momento può essere solo il Bitonto, nel senso che della Paganese bisognerà sfruttare quelli che sono i cali di tensione che ogni tanto il gruppo ha, motivo per cui non l'abbiamo vista soffrire persino col Manfredonia, che è il fanalino di coda di questo campionato, proprio perché in alcuni momenti la squadra campana sembra vivere dei cali di tensione, di abbassare un po' la guardia, sembra abbassare la guardia e quindi potrebbe essere sorpresa in questi momenti. Ripeto, l'unica cosa su cui dovrà far premio il Bitonto sarà proprio il senso della forza, della determinazione, della coesione del gruppo. E io mi auguro anche, per esempio, anche se dopo l'infortunio di Navas e con tutta probabilità l'utilizzo di Pizzutelli è arrivato, sarà probabilmente vedremo per la sesta volta una sesta squadra differente, una nuova squadra del Bitonto. L'importante è che ci sia una quadra tattica
che possa dare equilibrio tra i diversi reparti e quindi maggior robustezza a tutta la squadra. Dopodiché, ecco, noi dovremmo essere, come in parte ha già promesso Simone, dovremmo essere concentrati e decisi dal primo all'ultimo minuto. Poi gli avversari, essendo anche ospiti, potranno anche avere dei cali di tensione e sarà in quei momenti che dovrà intervenire il Bitonto e magari azzeccare la zampata vincente. Chissà che sia proprio l'ospite di questa sera a griffare il punto vincente, il punto decisivo. Magari Mario, magari. Diciamo che in questi casi si dice l'importante è che segni qualcuno, fosse anche il portiere. In questo momento noi abbiamo un gruppo, il gruppo viene prima del singolo. Se il gruppo è forte poi alla fine il singolo esce fuori. Quindi chi segna segna, pure Hassan, Tarolli. L'importante è che portiamo in cascina questi tre punti sabato, che sono di vitale importanza per il nostro cammino, anche perché poi abbiamo Matera, abbiamo Manfredoni, abbiamo Gallipoli, chi lo sa, iniziamo a fare inanellare una serie di risultati positivi, poi la classifica credo che ci possa sorridere. Che poi la continuità d'altra parte in un campionato lungo è tutto, la continuità di rendimento. Sì, vincere aiuta a vincere. Iniziamo mattoncino come abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso pure abbiamo avuto una partenza deficitaria, poi abbiamo fatto quadrato, abbiamo fatto cerchio, poi pure con gli infortuni, perché il mister, sto leggendo, pure Mario ha detto la sesta formazione diversa, però mi sono fatto male io. Non per fare un assist al mister, mi sono fatto male io, si è fatto male a San, è normale che il mister ha dovuto stravolgere un po' in tutte le formazioni. Bene, diamo uno sguardo alla prossima giornata, non solo Bitonto Paganese, saranno diverse le partite che offriranno degli spunti interessanti. Sesta giornata del girone H di Serie D, oltre a Bitonto Paganese, Nardò Gallipoli, Fidelis Andria, Team Altamura, attenzione, scontro al vertice, e certamente avremo modo di parlarne giovedì prossimo. Gelbison Fasano, Gravina Casarano, Manfredonia, Santa Maria Cilento, Matera Barletta, Palmese Martina e Rotonda Angri. Questo il programma della sesta giornata del girone H del massimo campionato dei dilettanti. Bene, il nostro tempo è terminato, siamo in chiusura di questa puntata del Ruggito Neroverde. Ringraziamo ancora una volta Just British per l'ospitalità qui all'interno dei suoi locali. Ringrazio Danilo e Filippo Mingirulli per il supporto alla parte tecnica. Ringrazio Simone Figlioria che è stato nostro ospite. Grazie, grazie a voi. E ringrazio l'altro grande compagno di viaggio, Mario Sicolo, oggi proprio compagno di viaggio nel vero senso della parola. Grazie a te Vincenzo, e un caro saluto sia a Danilo, a Filippo, a Simone, e facciamo gli auguri a Claudio Lopraino che si è laureato. Tutto qua. Dottore in scienze Lopraino. Della comunicazione. Dottore in scienze della comunicazione Claudio Lopraino, ha detto stampa del Bitonto Calcio. Naturalmente auguri a lui, congratulazioni a lui, ma naturalmente lo sa anche lui, questo non è un punto d'arrivo, è solo un punto di partenza verso una carriera che speriamo gli dia tutte le soddisfazioni che merita per il suo impegno e la sua serietà. L'appuntamento con il Ruggito Neroverde è sempre per giovedì prossimo, sempre qui su Radio Doppio Zero. Ciao! Questo programma è stato offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork, www.wework.it.